Paride scelse così come vincitrice della contesa su chi tra Afrodite, Era ed Atena fosse la dea più bella. Afrodite, in cambio, promise a Paride la mano della donna più bella del mondo, ovvero Elena di Sparta. Ma chi era questa Elena? Elena era figlia di Zeus e di Leda, la moglie del re di Sparta, Tindaro. Quando Zeus si invaghì di Leda, per sedurla si tramutò in un cigno e sotto quella strana forma giacque con lei. Da quella unione Leda partorì due uova. Da uno ne nacque Elena, dall'altro invece ne nacque uno dei due fratelli Dioscuri, ovvero Polluce. Il giorno stesso aver giaciuto con Zeus sotto forma di cigno, Leda giacque anche col suo reale marito Tindaro. E da quest'altra unione ne nacquero invece Clitennestra e Castore, l'altro dei due fratelli Dioscuri. Secondo un'altra versione che ho trattato in un altro video, Elena in realtà sarebbe stata figlia di Zeus e della dea Nemesi. Comunque sia, quando Elena crebbe, non tardò molto a diventare la fanciulla più bella che esistesse in quel momento. E quando raggiunse l'età per sposarsi, tutti i principi achei accorsero subito a Sparta, colmi di doni, per pretendere la sua mano. E dato che la scelta dello sposo dipendeva del tutto da lei, suo padre Tindaro temeva che coloro che non fossero stati scelti avrebbero causato per vendetta un grande conflitto. L'astuto Odisseo però diede un saggio consiglio a Tindaro, ovvero quello di far giurare a tutti i pretendenti che, a prescindere da chi fosse stato scelto come sposo, avrebbero benedetto quel matrimonio e sarebbero intervenuti in guerra qualora fosse stato minacciato. Dopo aver fatto questo giuramento davanti agli dei, Elena scelse lo sposo, ovvero l'affascinante Menelao, il fratello di Agamennone, che era il re di Micene. Per ringraziare Odisseo per quell'astuto consiglio, Tindaro convinse suo fratello Icario a dargli come sposa sua figlia Penelope. Comunque, il giuramento dei pretendenti si sarebbe presto reso necessario a causa proprio di Paride, cosa che vedremo nei prossimi video.